È tutto pronto per il G7, il forum dei big della politica internazionale a Borgo Egnazia, a Fasano, nel Brindisino, riflettori mondiali puntati sulla Puglia. Intanto è stata posta sotto sequestro la nave destinata a ospitare le forze di polizia nel porto di Brindisi. Rilevate criticità igienico-sanitarie e gravi carenze alloggiative, si ipotizza il reato di frode. Scoperta una nuova truffa nel superbonus in edilizia in Salento, la Guardia di Finanza sequestra beni per 67 milioni di euro. Ben ritrovati con l'informazione interregionale di Antenna Sud, con le notizie in tempo reale dai territori di Puglia e Basilicata. Partiamo con tutta la macchina organizzativa relativamente al G7, manca poco, al forum dei grandi del mondo che si terrà a partire dalle prossime ore fino a sabato a Borgo Egnazia, a Fasano, nel Brindisino. I riflettori mondiali dunque che si accendono sul nostro territorio. Intanto questa sera atteso Biden, dovrebbe arrivare intorno alle 22:30, ci colleghiamo in diretta con Cristina Cavallo. Sì, buonasera, ben ritrovati in diretta dall'aeroporto del Salento di Brindisi, dove questa sera alle 22:30 atterrerà, come ormai noto, l'Air Force One, con a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che parteciperà al G7, in particolare qui nel capoluogo messapico domani sera la cena di gala organizzata dal presidente della Repubblica presso il Castello Svevo. Intanto, come vedete alle mie spalle, c'è quella che con molta probabilità è l'area che è stata destinata all'atterraggio del velivolo con a bordo il presidente degli Stati Uniti, un'area che è interdetta da diverse ore ormai. Ci sono solamente forze dell'ordine e mezzi autorizzati con vetri oscurati per il trasporto delle personalità o VIP. Alla destra invece di questa area c'è una zona che è interdetta, vedete la zona di Santa Maria del Casale, interdetta anche al passaggio pedonale, quindi tutto lascia supporre proprio che sarà questa zona interessata appunto dall'arrivo di Joe Biden. Arrivo che, ricordiamo ancora una volta, è previsto per le 22:30. Il presidente degli Stati Uniti poi dormirà a bordo di una nave della Marina Militare Americana e solo domani mattina si trasferirà a Borgo Egnazia, dove c'è già appunto il presidente del Consiglio Meloni da lunedì scorso, che inizierà a ospitare domani, ad accogliere meglio gli ospiti per questo G7. Dopo lo stesso Biden in elicottero si trasferirà proprio da Borgo Egnazia al Castello Svevo di Brindisi. Per il momento dal capoluogo messapico è tutto, ci risentiamo più tardi, ci rivediamo più tardi per ulteriori aggiornamenti e, se possibile, documentarvi anche l'atterraggio dell'Air Force One con a bordo Joe Biden. A te. E dunque sono ore di attesa, quasi tutto pronto. Intanto i temi, quali quelli che si affronteranno durante questo summit internazionale? Ci sono nell'agenda mondiale i sogni di rilancio di un territorio in perenne ricerca di riscatto. Sentiamo. La guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, i flussi migratori e il continente africano, ma anche l'intelligenza artificiale e i limiti etici. E poi i temi economici e finanziari, la salute, la disabilità, la sicurezza alimentare. Il futuro del mondo passa da qui, da Brindisi e da Fasano, da quella Borgo Egnazia blindata, eppure teatro di un vertice senza precedenti, dove i leader del G7 si mescolano col territorio, si confondono con altri grandi, con altre realtà, con quelle tensioni quotidiane ma lontane, sbattute in faccia all'improvviso. In una Puglia teatro di una partita più grande di lei, non si deciderà veramente nulla al G7 e dopo le sintesi dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali bisognerà fare i conti con le macerie lasciate dalle navi sporche e scassate, dai disagi alle comunità e dalle polemiche di tutti i giorni, di questi giorni. Bisognerà fare i conti, e che conti, con un ritorno di immagine prezioso, inedito, talmente enorme in potenza e i cui effetti potranno essere valutati solo nel prossimo futuro, quando ci ricorderemo di quei giorni folli e frenetici, quando tutto sarà finito, quando la storia, sempre la stessa, sarà stata scritta da qui.
E ci sono migliaia di uomini delle forze dell'ordine a presidiare il territorio. Vi portiamo all'interno della zona rossa. Basta imboccare uno degli svincoli della strada statale 379 per respirare un'aria surreale. Qui siamo a 15 km dalla zona rossa che circonda Borgo Ignazia e ci sono già le prime pattuglie. Adesso proviamo a fare un giro nel cuore della zona rossa. Percorriamo le lunghe e affascinanti strade del Fasanese. Ogni metro, ogni campagna, ogni singolo albero di ulivo, tutto è sotto osservazione. Per proteggere gli uomini delle forze dell'ordine, militari dal sole cocente, sono state installate delle tende. C'è un presidio ogni 40 metri, impossibile che passi anche solo una mosca senza essere notata. Tutte le aree sono controllate anche da telecamere, visibili e invisibili. Siamo a pochissimi metri da Borgo Ignazia, nel cuore delle campagne di Savelletri. La zona è totalmente blindata, ci sono elicotteri che passano costantemente sulle nostre teste, ma soprattutto ci sono presidi militari ogni 20 metri. Ci portiamo in prossimità del punto più caldo. Ecco l'ingresso della sede del summit. Questo è l'unico scorcio visibile di Borgo Ignazia in tempi di G7. Questa invece è la zona ristoro esterna al resort e sarà al servizio di poliziotti e militari. Accanto è stato allestito un camion toilette. Nel centro abitato la situazione è ancora più particolare. Questa è una delle strade principali di Savelletri. L'atmosfera qui in particolare è surreale. Tutte le strade sono chiuse, c'è divieto di sosta ovunque. Tutte le attività commerciali sono chiuse, davvero non vola una mosca. Ogni tanto si sente qualche televisione dall'interno delle abitazioni. Le uniche persone che vediamo transitare da qui o passeggiare da qui sono o militari o rappresentanti delle forze dell'ordine. Necessarie comunque per garantire la sicurezza di questa gente, di questo territorio che sta per ospitare un evento senza precedenti. E intanto è stata posta sotto sequestro la nave destinata a ospitare proprio le forze di polizia nel porto di Brindisi, rilevate criticità igienico-sanitarie gravi, carenze alloggiative e si ipotizza il reato di frode. Arriva anche il sequestro probatorio della motonave Mykonos Magic, ormeggiata nel porto di Brindisi, che avrebbe dovuto ospitare oltre 2000 agenti impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblico necessari per lo svolgimento del vertice internazionale del G7. Il decreto è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi, dopo le polemiche dei giorni scorsi denunciate dai sindacati di categoria. Le indagini sono state avviate dal Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Brindisi, a seguito delle gravi criticità segnalate dal personale delle forze di polizia assegnato ai servizi di sicurezza e di ordine pubblico già salito a bordo della motonave. La tempestiva attività investigativa condotta con la collaborazione delle varie articolazioni specialistiche della Questura di Brindisi ha documentato rilevanti criticità igienico-sanitarie e gravi carenze alloggiative tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture. Il personale delle forze dell'ordine che aveva trovato alloggio sulla Mykonos Magic è stato trasferito su un'altra nave e in altre strutture alloggiative. Nelle scorse ore, infatti, ha completato le operazioni di ormeggio presso la banchina Feltrinelli nel porto interno di Brindisi il traghetto GNV Azzurra, che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnate nei servizi di sicurezza per il G7. E adesso un'ultima ora da Roma. È successo pochissimi minuti fa alla Camera dei Deputati, vi mostriamo le immagini, l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, ha provato, secondo quanto viene riferito da alcune fonti parlamentari, a consegnare una bandiera dell'Italia al ministro Roberto Calderoli. In aula si discute infatti della riforma delle autonomie. Ecco, alcuni parlamentari della destra si sarebbero messi in mezzo e poi l'onorevole Lezzi lo ha colpito con dei pugni ripetutamente sulla testa, a riferirlo Nicola Frattoianni. Donno è stramazzato a terra, è stato portato via dai paramedici in sedia a rotelle. Immediatamente è stato convocato l'ufficio di presidenza. Lezzi, a quanto si apprende, è stato espulso dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Torniamo adesso a occuparci del G7 e proprio nelle scorse ore
il taglio del nastro con il ministro per le politiche agricole, Lollobrigida, tra le tipicità locali, vini, oli, prodotti caseari, ad aprire il Media Center alla Fiera del Levante a Bari, che è stato, lo ricordiamo, allestito proprio in occasione del summit internazionale. Vediamo com'è andata. Valorizzare la cucina italiana e la Puglia, già valutata ottimamente come l'Italia, sui mercati internazionali, con queste parole nelle scorse ore il ministro per le politiche agricole e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha inaugurato nel Media Center della Fiera del Levante a Bari, allestito per il G7, lo spazio dedicato ai prodotti made in Italy dopo i GP. Tra vini, mozzarelle, cipolle rosse, olio e altre prelibatezze tutte pugliesi, l'esponente del governo ha accolto l'occasione per salutare tanti ragazzi, soprattutto degli istituti alberghieri presenti negli spazi che dalle prossime ore accoglieranno oltre 1500 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Cicerone d'eccezione, lo chef pluristellato Massimo Bottura, un professionista che con il Made in Italy e l'etica antispreco ha caratterizzato la sua cucina. In ultimo, la presentazione di un'edizione speciale in lingua inglese dell'Atlante Qualivita Treccani G7 Italia 2024, che raccoglie e racconta l'identità del patrimonio agroalimentare italiano certificato. Intorno a ogni nostro prodotto c'è un territorio che si racconta, c'è una storia, c'è 3.000 anni di contaminazione di tante culture, ognuna delle quali ha lasciato un pezzo di sé qui in Italia e ha dato a noi la fortuna di avere un DNA in ogni nostra produzione, in ogni nostra trasformazione, che è unico al mondo ed è la ragione per la quale non riescono a copiare i nostri prodotti, semmai il pacco, ma non l'interno, e questo ci qualifica, questo ha un valore riconosciuto. Dobbiamo utilizzare ogni occasione per raccontarci. E vediamo ora tutte le interdizioni stradali in occasione del summit. Alle mie spalle la strada per Martina Franca, la provinciale che collega la città di Grottaglie appunto a Martina, la cosiddetta strada vecchia. È da lì dunque che nel pomeriggio di venerdì dovrebbero giungere, arrivare le delegazioni per far ritorno poi nella città della ceramica, un giro nel quartiere ed infine raggiungere attraverso via Oberdan la strada che collega verso Monte Iasi, ovvero dove si trova l'aeroporto civile, da lì dove dovrebbero appunto giungere per poi ripartire. Ed ancora, dicevamo, dinanzi a me invece c'è la lunga via Campitelli. Comincia da qui il divieto di sosta con rimozione coatta che interesserà il 14 giugno dalle 7 alle 18, appunto via Campitelli, via Diaz, via delle Torri, via Crispi, il parcheggio di via Crispi, via Leone XIII, via Leonardo da Vinci e via Oberdan. Divieto di circolazione tra l'altro nelle stesse vie dalle 12 alle 18 e addirittura un'interdizione della circolazione pedonale su via Crispi e via Caravaggio dalle ore 12 alle ore 18. Ed è proprio in via Crispi, nel cuore del quartiere delle ceramiche, che siamo andati. Le cose non sono certe, cambiano di ora in ora, quindi noi siamo continuamente aggiornati sia dalla questura che dalla prefettura, e quindi fino all'ultimo momento siamo pronti, stiamo eseguendo quello che ci viene indicato. Ieri c'è stato anche un sopralluogo e ci hanno dato ulteriori indicazioni. E sarà la Distante SRL a gestire la sala relax del Media Center allestito nella Fiera del Levante di Bari proprio in occasione del G7. L'azienda di Francavilla nel Brindisino, specializzata nel settore degli apparecchi da intrattenimento, arrederà l'area riservata ai giornalisti accreditati al meeting internazionale in programma nelle prossime ore. Calcetto, ed ecco, vediamo subito Borlic che passa Pacchetti. Attenzione. Un tavolo da ping pong, un calcio balile e un flipper, ma non solo. Il Media Center in Fiera del Levante a Bari ha allestito per accogliere gli oltre 1500 giornalisti accreditati per il G7 di Borgo Ignazia, si dota di una sala relax messa a disposizione dalla Distante SRL. Dopotutto il gioco, stanto a quanto dichiarato dall'azienda di Francavilla Fontana nel Brindisino, è da sempre volano di socializzazione, e chissà che al tennis da tavolo non possano nascere sane competizioni tra giornalisti di
nazionalità diverse, magari in attesa di conoscere il nome del giornalista capace di centrare il record mondiale al flipper di Indiana Jones, grande classico della Williams, o di applaudire la nazionale che alzerà il trofeo virtuale di campione del calcio balilla. Il livello di sicurezza, osserva la distante SRL, sarà massimo, così come l'impegno lavorativo cui saranno chiamati i professionisti dell'informazione sul campo. E proprio per questo un momento di svago tra le 24 ore non stop di diretta è più che concesso. E adesso invece cambiamo argomento, andiamo a Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene all'Assemblea di Confcommercio e, dicendo: il commercio è veicolo di libertà e motore della nostra economia, pilastro del modello sociale dell'Europa. Ma vediamo qual è la situazione economica del Paese. Il commercio, radice tra le più antiche della civiltà europea, costituisce un pilastro del modello sociale del nostro continente, oltre che un motore decisivo, imprescindibile, dell'economia. L'Italia attraversa il 2024 con incertezze e paure. Permangono gli elementi di criticità di lungo termine, a partire da una produttività che ristagna da almeno 30 anni. Inoltre, le condizioni della finanza pubblica costituiscono un ulteriore elemento di fragilità che agisce come freno agli investimenti. Questo è il quadro che viene fuori dalla relazione del presidente Carlo Sangalli all'Assemblea nazionale di Confcommercio. Basti pensare che l'imprenditoria giovanile ha registrato negli ultimi 10 anni una riduzione di circa 160.000 imprese. Senza questa battuta d'arresto, influenzata dall'invecchiamento della popolazione, il PIL sarebbe stato ben superiore. L'impegno è quello di cercare di contribuire a rendere le attività commerciali, soprattutto nel rapporto con la pubblica amministrazione, sempre più fluide, sempre più virtuose. Tutte le stime ci dicono che anche quest'anno continuerà a crescere l'occupazione, avendo nel contempo abolito il reddito di cittadinanza. La strada giusta è quella che abbiamo indicato e che stiamo perseguendo, e credo che sarà anche la strada che imboccherà la nostra Unione Europea. L'appello poi è chiaro: i contratti italiani funzionano, ma occorre proseguire nella riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro. Bisogna farlo con misure strutturali, confermando intanto per il 2025 i tagli fin qui operati, nonché i connessi interventi sul fronte IRPEF, sottolineando come il salario minimo poi non sia la misura necessaria per il Paese. I contratti pirati si innalzeranno a livello del contratto migliore. E poi naturalmente bisogna detassare i premi di produzione, bisogna detassare gli straordinari, detassare i festivi, perché i lavoratori possono avere un salario ricco e far aumentare poi i consumi, più guadagnano e migliori sono i consumi. Bisogna avere fiducia, il Paese sta rispondendo, dobbiamo, tra le mille difficoltà ovviamente, però dobbiamo crederci tutti insieme, fare forza comune tutti insieme, ognuno per la propria parte. Le comunali, Lecce ancora senza esito elettorale. Lecce si trova ancora senza un sindaco, mentre l'incertezza sui risultati delle elezioni amministrative continua a regnare. Lunedì sera si sono ufficialmente spenti i riflettori sul voto, ma il risultato della sfida elettorale tra Poli Bortone e Salvemini rimane indecifrabile. Al momento non è chiaro se le chiavi di Palazzo Carafa potranno essere consegnate a Poli Bortone già al primo turno, oppure se la senatrice dovrà affrontare un ballottaggio con il sindaco uscente Salvemini. Il risultato parziale mostra che la Poli Bortone ha ottenuto il 49,64% dei voti, mentre Salvemini si è fermato al 47%. Tuttavia ci sono delle discrepanze nei voti espressi in 4 sezioni, rendendo la situazione ancora incerta. La questione principale riguarda un gruppo di circa 2.200 preferenze che potrebbero fare la differenza nel determinare il vincitore. Queste preferenze potrebbero portare alla vittoria di Poli Bortone o garantire a Salvemini una seconda possibilità al ballottaggio. Sono state riscontrate delle incongruenze tra i verbali redatti alla chiusura delle sezioni 25, 26, 35 e 88 e il numero effettivo di schede valide, nulle e bianche, inserite nelle urne dagli elettori di quei seggi. Queste anomalie hanno impedito ai presidenti dei seggi di chiudere i verbali elettorali secondo le procedure regolari. Di conseguenza la questione è stata sottoposta alla commissione elettorale presso il Tribunale di Lecce, che si è insediata nel comando della Polizia Locale. I rappresentanti dei vari schieramenti hanno partecipato alla task force guidata dal presidente Francesco Ottaviano al fine di garantire che i lavori si svolgessero correttamente.
sono stati convocati e ascoltati i presidenti e segretari dei seggi al fine di fare chiarezza sulle anomalie riscontrate. Intanto, nelle scorse ore, la Commissione ha deciso di non procedere al riconteggio per la sezione numero 35, lasciando tutto invariato quindi, ma continuerà a verificare le altre sezioni nei prossimi giorni. Al termine di queste verifiche si procederà con la proclamazione del sindaco eletto o con l'indizione del secondo turno elettorale. Tuttavia la decisione sarà provvisoria e potrà essere impugnata al Tribunale amministrativo. E si è appena conclusa la conferenza stampa del sindaco uscente di Lecce, Carlo Salvemini, in merito proprio alla situazione elettorale nel capoluogo salentino. Ve ne daremo conto tra poco. E continuiamo a occuparci di comunali, andiamo a Bari, tre municipi già nelle mani del centro-sinistra con Anna Maria Ferretti, Maria Chiara Dabbo e Alessandra Lopez presidenti. Per le forze politiche invece è il momento del pallottoliere per gli eletti e del premio di maggioranza da conquistare al secondo turno. Per le forze politiche è il momento del pallottoliere nel quale si passano al setaccio resti e percentuali per stabilire chi è dentro e chi fuori dal prossimo consiglio comunale, anche a Bari. Per i municipi, in tre casi su cinque, è partita chiusa e vittoria assegnata al centro-sinistra. Anna Maria Ferretti già festeggia la presidenza del municipio 1, il più grande e popoloso, come lo fanno le colleghe Alessandra Lopez e Maria Chiara Dabbo nel secondo e nel quarto. Nel primo caso, per il centrodestra, correva Nicolò Cassano, figlio di Massimo, ex numero 1 di ARPAL, ora di nuovo a destra da big dell'UDC e campione di preferenze. In tutti i municipi è il PD il primo partito, ma per i due che restano senza presidenza serviranno i supplementari e quasi derby tra Luisa Verdoscia e Filippo Colonna, che pure viene dal vivaio del centro-sinistra, ma corre per il centro-destra, e sarà Crizia Colaianni a sfidare Maria Morisco al quinto. In Aula Delfino invece c'è chi vede fermarsi la giostra. Il segretario cittadino della Lega, Pino Monaco, non ce la fa. L'ex azzurra Irma Melini dovrebbe ugualmente restare fuori, da prima dei non eletti però, mentre torna stavolta a destra Pino Leviera. Gli altri sono tutti con il fiato sospeso. Se tra 15 giorni sarà Vito Lecese a indossare la fascia tricolore, i Dem avranno 10 rappresentanti in aula. Se fossero Mito invece ad avere la meglio, potrebbe contare su 8 seggi di premio di maggioranza. E ora Taranto per gli ultimi aggiornamenti sulla cessione dell'Ilva. Il tempo delle visite per ora è già finito. È durato due giorni il sopralluogo della delegazione del gruppo ucraino Metinvest allo stabilimento di Acciaierie d'Italia di Taranto. Il gruppo si è spostato adesso al nord per effettuare la visita agli insediamenti produttivi di Genova e Novi Ligure. Visita riservatissima e bocche cucite anche stavolta, come era avvenuto la scorsa settimana in occasione degli appuntamenti con i gruppi indiani Vulcan Steel di Jindal e Steel Mont. Le indiscrezioni al momento parlano di un interesse molto concreto del colosso metallurgico ucraino alle fabbriche targate Exilva. La prima giornata è stata dedicata alla minatoie sporgenti portuali, la seconda ad altiforni e acciaierie. Metinvest ha fatto i conti con un impianto maestoso nelle dimensioni ma bisognoso di urgenti manutenzioni ed impianti da rimettere a posto. Il gruppo ha subito a Mariupol la distruzione dell'acciaieria Azovstal, ha quindi bisogno di nuovi impianti per produrre acciaio. Una prima mossa è in corso a Piombino con la realizzazione di un forno elettrico che darà lavoro a 1500 persone con un investimento di 2 miliardi di euro. Taranto potrebbe essere il passo successivo. La prossima mossa aspetta comunque i commissari di Acciaierie d'Italia, 40 Fiori e Tabarelli, che dovranno emanare il bando per aprire la strada agli eventuali acquirenti. Una procedura che dovrebbe essere completata entro l'estate, e alle cordate dei visitatori potrebbe aggiungersi la partnership di due gruppi italiani rimasti alla finestra, Arvedi e Marcegaglia. Scoperta una nuova truffa per quanto riguarda il bonus, il super bonus in edilizia, e in Salento la Guardia di Finanza sequestra beni per 67 milioni di euro. I finanzieri della compagnia di Maglia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Lecce per un valore complessivo di oltre 67 milioni di euro nell'ambito di un'operazione contro le truffe legate al superbonus 110. L'indagine ha rivelato che numerosi lavori di ristrutturazione immobiliare svolti in oltre 500 cantieri della provincia di Lecce non sono stati eseguiti o sono stati completati solo in parte. Nonostante ciò, i professionisti coinvolti hanno
hanno attestato il completamento dei lavori e rilasciato il visto di conformità necessario per ottenere i contributi edilizi. Per tali interventi sono state emesse e contabilizzate oltre 1.200 fatture per operazioni inesistenti. Queste fatture sono state inserite nel sistema dell'Agenzia delle Entrate per generare crediti d'imposta e monetizzarli successivamente. Il provvedimento di sequestro è stato eseguito presso numerosi istituti bancari e postali che erano terzi cessionari del credito per un importo di oltre 25 milioni di euro. Inoltre sono stati sequestrati oltre 42 milioni di euro presenti nel cassetto fiscale della società coinvolta nell'indagine. 12 persone sono state indagate per i reati di indebita percezione ed erogazione pubblica, falsità ideologica in certificati e emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, 9 di loro sono accusati anche di associazione per delinquere. Uno dei soggetti coinvolti, rappresentante legale della società coinvolta nella frode fiscale, è stato sottoposto alla misura interdittiva di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed esercitare attività professionale e imprenditoriale per un anno. E ci fermiamo per una breve pausa, pochi istanti, poi torniamo sempre in diretta con le notizie dalla Puglia e Basilicata tra poco. Ben ritrovati sempre in diretta su Antenna Sud con la nostra informazione. Ripartiamo dai territori. Intanto, un'ultima ora, un incendio è divampato nel primo pomeriggio in località Montecaccia, non lontano da Spinazzola, nel nord barese. Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti da parte dei forestali, hanno interessato quasi 150 ettari tra aree coltivate, macchia mediterranea e zone di pascolo. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta che sono impegnate nelle operazioni di spegnimento dei roghi. E adesso cronaca, il Tribunale di Bari ha inflitto pene fino a 20 anni di reclusione per gli appartenenti al clan Pistillo di Andria. Gestivano il narcotraffico nella BAT anche con l'aiuto delle mogli. Durante la lettura del dispositivo era presente anche la sindaca Giovanna Bruno. Tutti condannati alle sbarre, il Tribunale di Bari ha ritenuto responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga 18 imputati appartenenti al clan Pistillo di Andria. Il processo, partito nel capoluogo a novembre scorso dopo l'operazione che portò all'arresto di 20 persone a maggio del 2023, si è svolto con rito abbreviato ed ha visto anche il Comune di Andria costituito parte civile. Nella mattinata di martedì 11 giugno si è tenuta l'ultima udienza con le brevi repliche dell'accusa prima della sentenza arrivata nel primo pomeriggio da parte del gruppo Giuseppe De Salvatore. Condanne a 20 anni per Nicola Bruno e Vincenzo Pistillo, mentre a 19 anni per Nicola Messina e a 16 anni per Riccardo Leonetti. Tutti accusati di essere organizzatori della rete di spaccio smantellata ad Andria a maggio scorso dai carabinieri coordinati dalla DDA di Bari e facente capo al clan Pistillo. Essenziale nel sodalizio criminale il ruolo delle donne ed in particolare delle mogli dei boss in carcere da tempo e deputate a gestire gli affari di famiglia. Particolarmente importante sarebbe stato il ruolo di Vincenza Orlando, condannata a 14 anni di reclusione mentre la moglie del boss Michele Pistillo è diventata collaboratrice di giustizia. Le indagini sono partite a febbraio 2020, quando l'auto di un carabiniere in servizio ad Andria venne data alle fiamme a Ruvo di Puglia. Da lì sono partite le attività investigative che hanno portato alla luce l'attività di stampo mafioso del clan, la sua struttura gerarchica, trazione familiare ed il dominio sul narcotraffico del nord barese. Martedì mattina, alla lettura del dispositivo, era presente anche la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che ha commentato: si tratta di pene detentive importanti e nette per soggetti che abitualmente hanno macchiato di immoralità la città di Andria. Torniamo sulla vicenda elettorale a Lecce, perché oggi il sindaco uscente Carlo Salvemini ha convocato una conferenza stampa urgente, l'abbiamo seguita, si è da poco conclusa, sentiamo anche le dichiarazioni. Ho chiesto di vedervi così perché ritenevo doveroso anche informare la cittadinanza che chiede di conoscere, sapere, capire cosa sta accadendo a 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, che non hanno ancora definito un chiaro riferimento rispetto agli esiti. La commissione elettorale è riunita per esaminare i verbali di 4 sezioni che erano state tutte regolarmente scrutinate, ma che avevano delle incongruenze nei dati finali.
la commissione che presso il tribunale, presieduta da un magistrato, sta ad una esaminando queste situazioni. Si è proceduto con la sezione elettorale numero 25, oggi la 35 e forse la 26, e per domani è prevista la sezione 88. Attualmente non vi sono differenze rispetto ai dati che noi avevamo puntualmente raccolto e inserito nel nostro data room, e che segnalano che nessuno dei candidati raggiunge il 50% dei consensi e che quindi i più suffragati si dovranno impegnare a sostenere il ballottaggio. Quindi nel caso di Anna Polibortone è il sottoscritto. È a Taranto un convegno dedicato alla mitilicoltura organizzato dalla ASL. L'obiettivo è quello di provare a tranquillizzare i consumatori sulla bontà e qualità del mitile tarantino. La mitilicoltura a Taranto, problematiche e prospettive, un convegno finalizzato al confronto tra produttori locali e partner scientifici per portare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di un maggiore impegno per la valorizzazione di un prodotto simbolo della città e per dire forte e chiaro ai consumatori che la cozza tarantina è un prodotto sicuro e di qualità. Quella che è l'attività che viene svolta dai servizi veterinari, dal Dipartimento di Prevenzione, di concerto con tutte le altre istituzioni, è la dimostrazione che a Taranto la cozza tarantina è un prodotto di qualità, organoletticamente tra i migliori al mondo. Le cozze prodotte a Taranto sono le più controllate d'Italia, fa sapere il Dipartimento di Prevenzione della ASL. I controlli si svolgono con la collaborazione degli enti preposti e degli istituti di ricerca. Controlli anche quindicinali in tutte le aree di mitilicoltura, controlli che si fanno su, non soltanto su diossina, PCB, ma anche metalli pesanti, ma anche quelle che sono le possibili, che non ci sono mai da tantissimi anni, contaminazioni microbiologiche o virus, quindi batteri e virus, quindi, ma non ne abbiamo più da tanti anni grazie alle opere di bonifiche fatte con la costruzione dei depuratori. Poi ci dobbiamo mettere del nostro anche, cioè dobbiamo andare a comprare nelle pescherie, i prodotti certificati da pescherie e non in mezzo alla strada sotto al sole. Permettetemi di dire questo, se poi andiamo a comprare le cozze che stanno dopo 5 ore sotto al sole, non diamo colpa alle cozze, ma diamo colpa a noi stessi che siamo stati quelli che siamo andati a comprarle. Nessuno di noi comprerebbe mai delle mozzarelle esposte al sole, una fetta di carne esposta al sole per ore, perché dobbiamo comprare le cozze? Parliamo di sanità, il comitato dell'ospedale Bonomo di Andria attende risposte dall'ASL. Il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria chiede aggiornamenti sull'iter amministrativo e sul motivo dei ritardi che si stanno accumulando nelle interlocuzioni con i progettisti. Sotto i riflettori i dubbi sul dimensionamento clinico gestionale, dopo aver accertato che il nosocomio federiciano sarà struttura di secondo livello con 400 posti letto, l'ASL della Sesta Provincia Pugliese, contattata dalla redazione di Antenna Sud, ha scelto di non esprimersi sulla vicenda e sull'ultima nota del Comitato. Una questione di bon ton istituzionale, perché avrebbe richiesto una risposta sia pure interlocutoria. Stiamo lavorando, stiamo vedendo, stiamo facendo qualcosa, insomma, perché si possa arrivare a questa meta. Una meta che è stata, diciamo, oggetto di una dichiarazione formale nella commissione prima regionale, quindi non al bar tra amici, del 6 maggio ultimo scorso, nella quale si è messo a verbale che entro 10 giorni ci sarebbe stata la firma dell'appendice integrativa con i progettisti. Di giorni ad oggi ne sono passati 35 e di tutto questo non si sa praticamente nulla. Fase di stallo che rischia di prolungarsi anche durante l'estate, dopo che nella riunione della Commissione Regione Puglia dello scorso maggio non è stato riscontrato alcun avanzamento sulle questioni logistiche relative al nuovo ospedale. Il ritardo sta diventando quasi una barzelletta, nel senso che al ritardo si aggiunge ritardo e questo dispiace molto al Comitato, ma dispiace ancora di più alla cittadinanza di Andria e alla cittadinanza di tutta la BAT, che francamente
sconcertata e sconfortata rispetto a questo atteggiamento. Box per parcheggio auto e moto e locali di rimessaggio completamente abusivi abbattuti a Trinitapoli. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per garantire la corretta esecuzione delle demolizioni. Manufatti edili, adibiti a rimessaggio, parcheggio e sosta temporanea per auto e moto realizzati senza alcuna concessione, in spregio di ogni normativa urbanistica ed edilizia. A Trinitapoli, stretta sul fenomeno dell'abusivismo, amaramente endemico alle comunità, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. Continua così l'attività di controllo del territorio della sesta provincia pugliese delle forze dell'ordine, attraverso la demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente. La Procura della Repubblica di Foggia, a seguito di una mirata attività di indagine espletata dalla stazione carabinieri di Trinitapoli, ha emesso il nulla osta alla materiale esecuzione dell'abbattimento. Durante l'attivazione delle misure, il servizio di ordine pubblico, teso a garantire una cornice di sicurezza durante il materiale espletamento dell'ordinanza commissariale, è stato diretto dalla dirigente del commissariato di Barletta, sotto la costante vigilanza del personale messo a disposizione dalla Questura di Andria, dal Comando Provinciale Carabinieri di Trani e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, che hanno vigilato affinché non si verificassero situazioni di criticità durante l'esecuzione. I locali di rimessaggio abusivi per i quali si procede all'abbattimento erano già sotto sequestro da novembre. Un cittadino leccese ha voluto denunciare alle nostre telecamere la situazione in cui versa la sua abitazione, che dopo anni e anni di reclami presso le autorità competenti continua a dover fare i conti con incendi, discariche a cielo aperto e una mulattiera come strada. Ogni anno ci sono degli incendi e questa volta, come è successo anche altre volte, è entrato nel mio fondo e stava per arrivare a casa. L'ultimo episodio in ordine di tempo è stato giovedì 6 giugno, quando le fiamme dell'incendio divampato nei terreni abbandonati adiacenti alla propria abitazione, sita nelle campagne tra Lecce e Torrechianca, gli hanno fatto vivere un incubo durato ben 10 ore. Una situazione insostenibile tra incendi, discariche abusive e una mulattiera per arrivare alla propria abitazione, con gli stessi vigili del fuoco in difficoltà nel raggiungerla. E i vigili del fuoco sono intervenuti, però poi hanno fatto solamente il perimetrale, ma non sono venuti dietro la casa, dicendo che avevano cose più urgenti. E il problema fondamentale è che oltretutto da 60 anni minimo facciamo reclami agli organi competenti perché la strada sia asfaltata, perché è una mulattiera e non riusciamo mai ad arrivarne a capo, non c'è mai una risposta. C'è una discarica a cielo aperto su tutta via della Masseria Zingarello e vicino a casa mia numero 15. E purtroppo poi con vari reclami hanno portato via ruote di camion, ma viene gettato di tutto, rifiuti di case che in costruzione da altre parti che le vengono e le scaricano qui. E alcune volte sicuramente gli incendi saranno partiti anche da lì, quest'anno no, penso, però purtroppo siamo in queste condizioni e ci sentiamo totalmente abbandonati. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete continuare a consultare il nostro sito www.antennasud.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.